Buongiorno amore, stai preparando la merenda per andare a scuola? Sì. L'ultimo giorno della settimana, oggi è venerdì, ti piace come giorno il venerdì? E secondo me oggi ti piacerà un pochino di più. Allora, cosa ti stai portando a scuola? I taralli e le patatine, mamma mia, e il succo. Si chiude? Esplode. Ok. Sono buonissime queste patatine, ma no, ma si chiude. Prova così. Si chiude. Ah. Vai. Ciao amore, buongiorno. Tu invece hai portato soltanto una briochina, ma sei sicura che ti basta? Sì. Vuoi mangiare qualcosina adesso? Sì. Anastasia non può portare patatine a scuola a merenda, la sua maestra non vuole. Quando aprirò questo esploderà tutto. Esploderà tutto e tutte le patatine voleranno in aria e tutti con la bocca aperta a cercare di farle entrare in bocca. Oggi è venerdì, ultimo giorno della settimana, sarà un giorno molto importante per te, ma lo diremo dopo, ok? Buona scuola amore a te, buona scuola anche a te, andiamo e ci vediamo più tardi, va bene? Ciao! Ciao ciao! Ciao amore! Later! Ciao cuccioline, come state? Oggi sarà una giornata super emozionante per Vanessa, non vi abbiamo detto nulla, ma oggi Vanessa inizierà una nuova attività sportiva e vi farò dire da lei tra pochissimo quale. E voi ragazzi, quale attività sportiva fate? Scrivetemelo nei commenti. Ci vediamo tra pochissimo con Vanessa e Anastasia. Ciao ragazzi, finalmente oggi inizio uno sport che volevo iniziare da tempo e oggi vado. E sono felicissima perché vado con la mia compagna che si chiama Teresa. Indovinate cosa vado a fare? Hip hop, che sarebbe ballo. E ci vediamo dopo. Ciao. Guarda, guardate un po' cosa Vanessina. Ha preso una pallonata in palestra e non hanno neanche il ghiaccio per poterli curare questi bambini. Vabbè, pazienza. Allora, Vane, sei pronta? Prontissima? Sei carica? Sì. Andiamo. Siamo in attesa che arrivi Teresa, che hanno parcheggiato ma sono spariti. Sì. Sei contenta? Sì. Mi raccomando, dai il meglio di te perché tu sei già molto brava di tuo. Ok, saliamo perché sembra che la sua compagna sia già su. Forse c'è un'altra entrata che noi non conosciamo. Non lo so se siamo nel posto giusto. No. 1 hour later. Allora ragazzi, sono fuori dalla palestra e novità, anche Anastasia è voluta entrare a fare la prova, quindi sono entrate tutte e due, è già passata una mezz'oretta, vedo che Anastasia sta resistendo e quindi quando usciranno le chiederemo se anche lei vorrà iniziare questa nuova avventura. Speriamo di sì, perché è bello e possono entrambi farlo allo stesso orario, quindi anche per me sarà una grande comodità. Aspettiamo che escano. Bentornate, com'è andata? Bene. Cosa hai imparato che mi hai detto che è stato fighissimo? Fammi vedere. Grande. Ma ah, bene. Bravissime. Bravissime. Senti, ma Tere, Vanessa si è comportata bene, nel senso ha ballato bene? È già abbastanza bravina, vero? E invece Anastasia, ma tu sei stata seduta, io credevo che tu invece avessi partecipato anche tu alla prova. Non hai voluto, ti vergogni amore, ma no, che peccato. Andiamo a casa? Vi siete già cambiate? Ah bene, andiamo. No, io no perché... Ma anche lei è così da quando eravate a scuola. Siamo tornate a casa, hai fame amore, poverina, sei uscita da scuola alle 4:30, non hai voluto nemmeno far merenda, sei andata a fare 1:30 di pop. Com'è andata? Benissimo, abbiamo già visto il pezzettino con Teresa del nuovo passo che hai imparato. Lo faccio bene? Sì, adesso me lo stai mangiando. Va bene. Va bene, vai. Ma dimmi una cosa, ma tu questo ballettino qua non lo sapevi già fare? No. No? Ok, quindi hai imparato questa cosa nuova oggi e basta? Di nuovo, nuovo? Sì, ma... Imparerai tante altre cose. Sì, ma erano passi passi e poi dovevo fare tutto insieme. Senti, sei sicura di voler continuare? Sì. Hai trovato la tua attività? Il tuo sport? Brava, batti 5, amore. Anche perché il maestro è simpaticissimo. Che bravo, te lo ricordavi? Mm-hmm. Eh?
perché l'anno scorso avevi fatto una prova, un giorno di prova e poi non sei più voluta andare, sei andata a fare poi nuoto. Invece io preferisco 100.000 volte i pop, ma perché tu sei molto brava a ballare. Nuoto è importante, è molto importante, però il ballo è bello. Allora, quindi adesso ceniamo, che siamo morti di fame tutti quanti, e poi diamo la buonanotte a tutti, va bene? Sì. Anastasia, metti in pausa un attimo, ti devo parlare un secondo. Amore, amore, no. Ti devo parlare un secondo. Di cosa? Tu sei entrata, io ho detto ai nostri amici che eri entrata, perché volevi probabilmente provare, giusto? Poi ho pensato, magari poi invece non vuol provare ed esce subito e sei rimasta dentro un'ora e mezza, giusto? Sì. Quando sei uscita, cosa mi hai detto invece che? Non ho fatto niente. Anche Gasper si sta lamentando. Sì. Che non hai fatto niente, sei rimasta a guardare un'ora e mezza. E perché non hai fatto niente? Sono stanco. Eri stanco, amore. E quindi non fa per te, giusto? Quindi tu non ti iscriverai, giusto? Ma sì, non hai nemmeno... mi iscriverò. No, non ti iscriverai. Sì. Allora, staccati un secondo, no. Ti ho chiesto per favore una gentilezza. No. Allora, se vuoi, possiamo fare solo una cosa. Venerdì prossimo, quando Vanessa farà la prossima lezione, tu farai la prova, ok? Perché ridi? No, la voglio fare. Ok, tu farai la prova, però poi devi essere sincera con la mamma, mi devi dire sì mamma lo voglio fare, sono sicura, non mi fare buttare via i soldi, perché se mi farai buttare via i soldi vorrà dire che quella somma che io spenderò per quell'iscrizione ti verrà detratta dai prossimi, che ne so, regali, piuttosto che Burger King, ok? Ok? Ok. Ci vediamo dopo, va bene? Adesso ceniamo. E poi ci facciamo una bellissima Paranza. Doccia, soprattutto lavare. Ci vediamo prima, tanto domani si sì, scuola. Domani Semplicemente è sabato. Allora, amore, abbiamo cenato, tu sei stanchissima stasera. Vogliamo un film, dai? Sì, certo, stasera è venerdì, ci possiamo guardare tutti i film che vuoi. E volevo farti vedere una cosa giù, ma non sei voluta venire. Vabbè, farà niente, te la farò vedere un altro giorno. Una cosa bellissima che ha comprato papà. Senti, adesso stai ancora ballando? Senti, fai una bella doccia, i capelli li laviamo domani, va bene? Se no ci mettiamo 6 giorni per asciugarli, perché ne hai pochi, pochissimi, devo dire che veramente ne hai veramente pochi. E dopo la doccina ci mettiamo il pigiamino e salutiamo i nostri cucciolini e ci guardiamo un bel film, va bene? Ciao! Amore, dai, andiamo a dormire? Anzi, no, guardiamoci un bel film. Sei stanca? Sì, un pochino. È venerdì. Però ci guardiamo il film. Dai, guardiamoci un bel film, ma comico, Non un horror come piace a me e a te. Ho fatto... Guarda. Cosa? Cosa hai fatto? Mannaggia. Il viso come va? Fammi vedere la botta. Togli la mano. Si vede ancora. Vuoi che ti metto qualcosina? O no? Ti fa male se lo schiacci? Domani avrai magari un livido. Allora, tu hai visto per caso Anastasia? Mi brucia. Ti brucia? Se schiaccio con due mi brucia. Se schiacci con una... schiaccia con uno. Avete visto Anastasia, amici? Qualcuno ha visto Anastasia? Guardate dallo specchio del vetro che c'è. Vedo un culetto che si muove e una gambina che cerca di infilarsi sotto il letto. Aspettate un attimo. Attenzione. L'ho persa. Forse Gasper, il nostro... Ecco, era Gasper, il nostro gatto. Gasper. Dov'è Anastasia? No, perché scappa? Io voglio far... Ho sentito ridere. Gasper ride. Vanessa, Gasper ride. Il nostro gatto ride. Aspetta un attimo. Ma dov'è? Cioè... Va bene, allora ragazzi. Sono Gasper. Cuccioline e cucciolini, noi andiamo... Ma dove sei? Ti sei trasformata in Gasper? Sei uscita dall'altra parte? Ciao amore, andiamo a vederci un film. Cos'hai tu? Cosa è successo lì? La crema. Cos'hai amore? Una bollicina e poi una bolla lunga. Fa vedere. Io adesso... Oh, amore, ti prude? Sì. Vabbè, passerà, ti ha morso qualcosa. Tipo così. E poi una lunga. Una lunga, cioè... Strana. Tipo una vena però gonfia. Dove è sparita di nuovo? È sparita di nuovo. Vabbè, allora dicevamo.
cuccioline e cucciolini. Iscrivetevi al canale. Ani, esci che facciamo i saluti. No. Ok. Vanessa, auguriamo a tutti i nostri cucciolini un buon fine settimana, ok? Cucciolini e cucciolini, vi auguriamo una buona notte. Una buona notte. E un bacio da Vanessa, bacio e... da Vanessa e Coperta Anastasia. Ciao. È proprio ciao. Ciao.